Jasmine, sei un'impiegata? Che cos'è? Un'azienda? Una fabbrica, ragazzi? Oh mio Dio, Jasmine! Oh mio Dio, Jasmine, ma è tua? No, raga, è impossibile, sarà del capo di Jasmine. È una Maserati! Matteo, ma è sua! Cosa? È straordinario in fabbrica e vai anche da un'altra parte! Oh mio Dio, ragazzi, che cosa sta succedendo? Ragazzi, i miei sospetti sono quasi fondati. No! Come? Cosa, Jasmine? La sera lavora allo strip club, what the fuck? Sì, ragazzi, esatto, proprio lui. Ciao, qui è Megozzo e benvenuti a Bomba in questo nuovo stupendo video della nostra vita reale da calciatore con, attenzione, momento epico. Non con Ronaldo, ragazzi, ma con la nostra vecchia conoscenza che non vediamo da un po' di tempo. Esattamente, la nostra Jasmine. Sapete che Jasmine sicuramente è stata il capitolo più importante della nostra vita, la vita di Ronaldo. Però le cose ora sono cambiate. Da quando è tornata la mamma di Ronaldo Junior, Samantha, la vera madre, Jasmine, abbiamo litigato. Insomma, ragazzi, sapete già cosa è successo in passato. Per chi non lo sa, abbiamo litigato. Jasmine mi ha bruciato le auto, insomma un bordello. E Jasmine è andata via di casa. In questo video vedremo, ragazzi, dove è finita Jasmine adesso, cosa sta facendo e con chi sta, perché ci sono un po' di episodi che non se ne parla più. E poi vi state chiedendo: Omega, ma che fine ha fatto Jasmine? Perché, ragazzi, un personaggio così importante di questa grandissima serie non può sparire così nel nulla. Quindi vedremo che fine ha fatto Jasmine. Non so se vi piacerà molto. Prima bomba di passare al video, voglio salutare due di voi su Instagram. Saluto Teo Piga che mi scrive: sei un bomber, ti stimo. Grande bro, ti stimo anche io. Ciao Teo, bella da casa e te saluto. E saluto anche GrandTramp24 che mi scrive: ma quanto sei figo. Quanto so figo, regà. Quanto so figo. Grazie Trump. No, sembra che sto sotto al presidente. Sì, vabbè, dai, grazie Trump. Bella fra e te saluto. A bomba, ragazzi. Invece, se volete essere salutati da me in tutti i prossimi video, come ho appena fatto con loro, mi raccomando, venitemi a seguire sul mio Instagram che trovate qui e giù in descrizione. Passateci 2 secondi, devastate il tasto segui, avrete la possibilità di essere salutati da me in tutti i prossimi video. E senza indugio, ragazzi, scopriremo adesso che fine ha fatto Jasmine. Forse per molti questa zona è un po' segreta. No, vabbè, raga, non è una zona segreta, forse è un po' introvabile, un po' nascosta. Ma ragazzi, qui guardate, siamo esattamente qui, in questo punto di mappa. Jasmine, dove sei? Sembra tipo a zona industriale. Non lo so, ragazzi, vediamo Jasmine dove è finita, cosa sta facendo. Perché sapete che dopo che si è lasciata con Ronaldo, ragazzi, proprio lei non si è più fidanzata. Almeno io così so, ragazzi. Poi non lo so se lei si è fidanzata ancora e cosa è successo. Oh, Jasmine, sei un'impiegata? Che cos'è? Un'azienda? Così pare, ragazzi, questo è il tipo il coso dove si timbrano i cartellini per l'orario. Quindi, ragazzi, dopo essersi lasciata con Ronaldo, io non ho seguito più Jasmine, non ho saputo più niente. Quindi adesso vedremo proprio cosa è successo. Jasmine, devi timbrare il cartellino, mi sa, sì. Ok, ragazzi, sembra un'azienda, non so di cosa, non so perché stanno miliardi di aziende a Los Santos. Non so dove Jasmine sia finita, ma lo stiamo per scoprire. Oddio, ma Jasmine si è finita in un'azienda tipo di spionaggio tattico? Che cos'è? Oddio, ragazzi, stiamo per scoprire Jasmine che fine ha fatto. Non mi piace per niente. Jasmine, dove stai andando? Guardate dove siamo, cioè non l'ho capito manco io. Cioè è una fabbrica, in poche parole. È una fabbrica, ragazzi. Oh mio Dio, Jasmine, mi spieghi come sei finita? Perché, ragazzi, a un primo impatto è così. Come sei finita in questo posto? Questo, ragazzi, sembra il suo capo, sembra che si stia scusando per aver fatto ritardo. Jasmine mantiene comunque un abbigliamento molto molto irritante in fabbrica, ragazzi. Sì, mi metto subito al lavoro, zia, mi metto subito al lavoro. Sembra proprio che sia finita alle pezze proprio. Infatti, guardate, è finita nella fonderia di Los Santos. Non so che cosa ci faccia qui, non so come ci è arrivata qui, ragazzi. O meglio, ora lo vedremo.
Però la tizia ha detto che ci dobbiamo mettere a lavoro. Ehi tu, zio, ecco, sono anche deidratata. Vedete voi se posso iniziare a lavorare e non sono manco idratata. Devo dare il cambio, ha detto il capo che tocca a me adesso. Dai, forza, ti do il cambio. Ragazzi, purtroppo sì, siamo finite qui a lavorare. Voi sicuramente vorrete sapere il perché siamo finite in questo posto sudicio, tra l'altro. Cioè, guardate, è proprio uno schifo. Beh, ora capiremo il perché. È successa una piccola cosa, ragazzi, perché le cose comunque. Vi ricordate che Jasmine aveva una palestra, cioè le cose stavano andando bene, ma poi è andato tutto a sfatascio, in poche parole. Jasmine se la vede male a fare pause in una fonderia e a cercare di capire perché sta qui, ragazzi. Ma adesso vedremo una piccola parte del suo passato e capiremo perché Jasmine è finita in questo posto e perché ha fatto questa fine orrenda a lavorare in fabbrica in questo posto orrendo. Era molto meglio la palestra, ragazzi. Ragazzi, vi spiego velocemente cosa è successo. Dopo che Jasmine ha perso la palestra, non potendo più pagare l'affitto, perché prima era aiutata da Trump, poi da Ronaldo, ora essendo da sola non poteva più pagare l'affitto e si è ridotta veramente male, è stata inoltre cacciata dal sindaco di Los Santos. Perché prima questo ragazzo è solo pubblico, vedete, sta con molte delle sue amiche, cioè amiche, sta insegnando a fare yoga, ragazzi, infatti vedete. E che è successo? Che anche il sindaco ha deciso di cacciarla, cioè nel senso di no, le ha vietato proprio di praticare sul suolo pubblico queste cose, anche se ragazzi queste cose non si dovrebbero fare, cioè nel suolo pubblico uno può pure vomitare là sopra, no? Se può pure fare un cannone là sopra, no? Figurati se non può fare yoga. E Jasmine stava spiegando che ci voleva un altro po' di tempo, che tutte le sue clienti l'avrebbero pagata e che avrebbe pagato la palestra, ma il sindaco, ragazzi, vede, sta facendo le storie e ha detto assolutamente no. Ed è così che Jasmine, ragazzi, non poté più insegnare, venne sfrattata dalla palestra, via l'affitto, via tutto, e finì nello schifo in cui è adesso. Vabbè, ragazzi, bicchiere lo butto a terra, me ne frego. Eh già, ragazzi, purtroppo alla nostra Jasmine le cose sono andate così, un po' di merda, però sono andate così. È finita a fare gli straordinari in questa fabbrica, in questa piccola fonderia di Los Santos, ma non è finita qui. Perché se pensate che le giornate di Jasmine siano finite qui, ragazzi, no, lei ha trovato anche altro da fare. Infatti adesso, come vedete, ha finito gli straordinari e adesso stiamo uscendo. E infatti, ovviamente, vediamo che ora è. È già tardino, sono le 9. E sì, ragazzi, direi che siamo in ritardo per il nostro secondo lavoro. Già. Oh mio Dio, Jasmine, ma è tua? No, raga, è impossibile, sarà del capo di Jasmine. È una Maserati! Oddio! Ma è stupenda, raga! Jasmine, non è tua, mi stai prendendo in giro. Ragazzi, Jasmine ci sta prendendo in giro, sta facendo la giocherellona. Dai, ora ci tocca andare a piedi chissà dove. Jasmine, ma stai salendo? Oddio, ma è sua! Cosa? No, allora scusate, non ha senso questa cosa. Lavora in fabbrica e c'ha una Maserati di ultimo modello? Jasmine, tu ci stai nascondendo qualcosa. Io penso, ragazzi, che la nostra Jasmine ci stia nascondendo qualcosa. Adesso vediamo dove sta andando e cerchiamo di scoprire come fa ad avere una Maserati del genere. Se non è fidanzata, almeno io così sono rimasto, raga. Poi non so se è aggrappata a qualcuno. Una Maserati del genere. Ragazzi, Jasmine ha messo un segnalino, sono le 9, sta correndo come una matta. Non so, deve andare al suo secondo lavoro. Ma come il secondo lavoro? Che fai? Fai gli straordinari in fabbrica e vai anche da un'altra parte. Oh mio Dio, ragazzi, che cosa sta succedendo? Piano, Jasmine, oddio. E vabbè, dai, un contromano ci sta sempre. Ok, ragazzi, vi prego, ditemi che ho capito male, perché questa strada la so riconoscere. Riconosco questo posto e più o meno penso di aver capito dove siamo. Non mi è per niente chiaro ancora come Jasmine faccio ad avere una Maserati, ragazzi. Questo è strano. Ora vediamo dove sta andando la nostra Jasmine e cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Jasmine, dove stai andando? Ragazzi, i miei sospetti sono quasi fondati. Sono quasi fondati i miei sospetti, non ci credo. Ragazzi, Jasmine. No! Come? Cosa? Jasmine la sera lavora allo strip club? What the fuck? Ma sei seria, Jasmine? Sei seria? Come? Ok, ragazzi, con questo penso che sia ritornata la vecchia Jasmine, perché Jasmine ha lavorato allo strip club. Oh mio Dio, Jasmine, perché? E ragazzi, a quanto pare è proprio vero. La nostra Jasmine è finita veramente in basso. No, che cosa è oggi? La serata gang? Eh sì, ragazzi, sembra proprio che sia la serata delle gang, va bene.
Mi tocca ballare, ragazzi, non c'è nulla da fare. Dai, Jasmine, mi raccomando, fatti onore e balla, magari. Ok, ragazzi, a quanto pare Jasmine era seriamente finita allo strip club qui a lavorare. Non so il perché, cosa sia successo. Magari faceva questa vita anche quando stava con noi, con Ronaldo, e noi non lo sapevamo, andava veramente... Cioè, diceva che aveva la palestra. Sapete che la palestra l'ha persa e tutto il resto. E invece ora magari veniva qui, ragazzi. Potrebbe essere possibile. Poi non so come possa veramente comprarsi una Maserati con i soldi che le danno le stripper, ma è impossibile, è impensabile. Ok, ragazzi, a quanto pare Jasmine ci nascondeva un bel po' di cose. A mio avviso non pensavo fosse davvero così. Infatti vedete, sono qui riunite tutte le stripper a fumare e tutto il resto, quindi penso che il loro turno ormai sia finito. Quindi diamo il tempo, ragazzi, a Jasmine di fumarsi la sigaretta antistress. Vediamo un po' che ora è, soprattutto minimo sono le tipo le 6 di mattina, una cosa del genere, perché fino a quell'ora lavorano tipo le stripper. E vediamo Jasmine, ragazzi, dove va. Chissà che cosa state pensando, la stessa mia cosa. Ok, ragazzi, un lavoro segreto in una fabbrica, lavora segretamente allo strip club, e adesso Jasmine che altro ci nascondi? Dove vai a quest'ora? Andrai a dormire, no? Quanto pare sembra che stiamo tornando a casa. Meno male che è scattato il verde in tempo, perché ovviamente, raga, deve pur dormire sta povera Crista. Bene, allora, ragazzi, da quello che sembra che sto vedendo, Jasmine si è allontanata dalla città. Infatti lì è proprio Fort Zancudo. E non mi dite che abita da queste parti, oppure volete vedere che fa pure la militare adesso? Quante cose fa sta donna? No, ragazzi, non penso. No, Jasmine, no, perché stai andando in questa casa? Ragazzi, ve la ricordate di chi è questa casa? Ve la ricordate o vi devo rinfrescare la memoria? Ecco, ora è tutto chiaro. Ora capisco come fa ad avere la Maserati. Esatto, forse avrete capito chi abita qui. Ve lo faccio vedere perché sicuramente starà dormendo. Sì, ragazzi, esatto, proprio lui, Neymar. Perché Neymar, ragazzi? Cosa? Perché? Era l'unico che mancava. Tutti i calciatori, cioè mancherebbe anche Totti e qualcun altro. Però, ecco, ora è spiegato tutto, ragazzi, come Jasmine faccia ad avere la Maserati. Si è fidanzata con Neymar. Ragazzi, certo che Jasmine dopo Ronaldo ha perso completamente la testa, sarete tutti d'accordo con me. Non credo che, ragazzi, Neymar sappia che Jasmine lavora in una fonderia che faccia la stripper da mezzanotte alle 5 di mattina. Sta Jasmine, ragazzi, è finita proprio in basso ed è fidanzata con Neymar, penso. Non so se sono fidanzati o se la fanno, non lo so, non lo voglio nemmeno sapere. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, un bel pollice in su per supportare i video. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto per non perdere altri video. Commentate, dite se vi è piaciuto il video, se vi piace come è finita Jasmine, non mi dispiace perché ovviamente dispiace anche a me. E condividete il video con i vostri amici, mi raccomando, fate sapere a tutti la fine che ha fatto la nostra Jasmine. Vi ricordo, ragazzi, che in descrizione trovate le maglie ufficiali in edizione limitata come questa qui e quella di Ronaldo e Ronaldo Junior ancora per poco. Se volete essere salutati dal sottoscritto in tutti i prossimi video, potete venirmi a seguire su Instagram che trovate qui, ragazzi, in descrizione. Quindi mi raccomando, passateci. Così vi saluto in tutti i prossimi video. Quindi devastate il tasto segui, mi raccomando. Direi, ragazzi, che per questo video è tutto. Non mi aspettavo Jasmine finisse veramente così in basso, devastata e distrutta. Però come cozzo, ragazzi, Jasmine, ci sentiamo ad un prossimo video. Escare!